Buonasera, un cordiale saluto e un benvenuto a tutti a questo incontro. Un percorso di lettura attraverso alcuni testi di natura prevalentemente spirituale di Giovanni Battista Montini dal 1931, quando, così si faceva chiamare, così era chiamato, era Don GBM, l'assistente ecclesiastico nazionale della FUCI, fino agli ultimi tempi del pontificato. E naturalmente, come potete immaginare, la scelta è stata non facile e non indolore, quindi soltanto alcuni testi e alcune parti di questi testi. Delle suggestioni saranno per noi questa sera. Ecco, è un incontro questo che è promosso congiuntamente dalla Diocesi, dai Padri della Pace, dalla Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, con la collaborazione dell'Università Cattolica. Quindi le energie profuse vengono da più parti, dalla nostra diocesi e innanzitutto dal nostro Vescovo, lo saluto, è qui davanti, esprimendogli l'affetto di tutti. È soltanto un anno che è a Brescia, ma già lo chiamiamo il nostro amatissimo Vescovo. E si è reso disponibile per accompagnare la lettura di questi testi con la sua riflessione. Poi saluto anche, in realtà forse non l'ho visto in sala perché non lo conosco, però se c'è comunque lo ringrazio, se non c'è, Don Antonio Lanzoni, delegato vescovile per tutto ciò che in diocesi riguarda Paolo VI. E poi hanno dato una mano anche alcuni uffici della Curia, ecco, ognuno ha dato un pezzetto di aiuto. Poi certamente ci sono da ricordare i Padri della Pace, che ci mettono sempre a disposizione questa splendida cornice, ma questa sera la loro ospitalità, che ci tengo a dirlo in tale occasione, non ci chiede mai nulla in cambio se non di esserci poi a questi incontri. Ecco, la loro ospitalità acquista un significato ancora più alto, naturalmente lo ricordo per i più giovani che forse non sanno e certamente non per colpa loro, ma qui all'Oratorio della Pace il nome di Giovanni Battista è registrato tra gli iscritti già nell'anno 1907, quando aveva 10 anni. E qui Giovanni Battista ha incontrato alcune personalità di grande spessore spirituale e culturale, come padre Bevilacqua, padre Caresana, che era il suo confessore, padre Manziana, padre Ottorino Marcolini, padre Pifferetti. Ecco, il sodalizio che Montini instaura con loro sarà determinante. Nel 1984 il cardinale Giovanni Colombo ha scritto: «Io sono convinto che fu una fortuna provvidenziale che Paolo VI abbia respirato a pieni polmoni, e non soltanto nella stagione giovanile, l'aria dell'oratorio filippino, la più libera famiglia religiosa che esista nel cattolicesimo». Ecco, sui rapporti con quelli che lui chiamava i padri che ho sempre nell'animo, tornerà più volte, ecco, sulla relazione con questa realtà, per riconoscere il proprio debito, che volle esprimere anche con il dono nel 1975 del busto di bronzo del suo tanto amato padre Bevilacqua, che è posto proprio all'ingresso di questa sala. L'autore è Lello Scorzelli, che è autore anche del monumento bellissimo che c'è in Duomo Nuovo, il monumento a Paolo VI. Ecco, poi un saluto e un ringraziamento va agli artisti che ci aiutano questa sera con il loro talento a fare questo percorso. Per la lettura abbiamo l'attore Luciano Bertoli, per gli stacchi musicali da Bach e un pezzo anche da Britten, Paolo Bonomini, violoncellista. Ecco, la serata è impostata così. Dopo la lettura che durerà circa un 40 minuti di alcuni testi con questi stacchi musicali, ci sarà la riflessione del nostro Vescovo. A questa riflessione seguirà una lettura di circa 18 minuti del pensiero alla morte. Ecco, quindi magari, ecco, applaudiamo alla fine per non interrompere la concentrazione. Luciano Bertoli collabora come attore con vari registi, compagnie teatrali e associazioni culturali, si è esibito in numerose produzioni musicali teatrali
e partecipa a rassegne come il Festival Filosofia di Modena, Crucifixus, le 10 giornate. È un attore molto conosciuto, di grande talento. Paolo Bonomini si è diplomato in violoncello presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia con il maestro Paolo Perucchetti. Ha collezionato una serie di riconoscimenti e di primi premi prestigiosi, come quello dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, con il grande violoncellista brasiliano Meneses, del quale ora segue i corsi a Berna. È entrato a far parte anche dell'orchestra giovanile Cherubini, diretta da Riccardo Muti. Grazie a questi due artisti per la loro disponibilità. Il grazie più bello però è di certo la sensibilità che Papa Montini ha sempre espresso per l'arte, considerando gli artisti amici e benefattori dell'umanità, perché elevano, arricchiscono, consolano lo spirito umano, aiutano l'uomo a raggiungere Dio. Un saluto e un ringraziamento poi per la loro presenza qui al sindaco di Concesio Diego Peli e al professore Claudio Fiorini, presidente della commissione montiniana, perché è da loro che viene il dono della bella pubblicazione che troverete fuori, Paolo VI, il pensiero alla morte e il testamento, che vi verrà data proprio grazie alla loro disponibilità. E poi un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo all'Associazione Arte e Spiritualità Centro Studi Paolo VI sull'arte moderna e contemporanea, al suo presidente Don Piero Virgilio Beniredona, che non è qui, al suo nuovo direttore artistico che è qui stasera, dottor Paolo Bolpagni, perché è grazie a loro che questa sera possiamo arricchire il nostro pensiero, ma anche lo sguardo e il cuore, con 4 dipinti di Jean Guiton, del periodo 1960-70, e sono cominciando da là in fondo la partenza di Giuda, poi dovrebbe esserci il concilio Tu dormi Signore, e poi la Pentecoste e il Magnificat davanti ad Elisabetta. Ecco, questi quadri fanno parte dello straordinario patrimonio di opere frutto del dialogo cercato e amato da Papa Montini con gli artisti, patrimonio che l'associazione, come sappiamo, custodisce e valorizza. Li potete ammirare qui, non c'è la possibilità di soffermarsi a parlarne, ma penso che sia già importante questa sera averli in questa sala come omaggio all'attenzione che il Papa rivolse all'arte. È già importante sapere che sono qui a Brescia, ricordarci che Paolo VI ha coltivato una lunga amicizia con Guiton, il famoso filosofo francese, che è una delle figure più rappresentative del cattolicesimo del Novecento, ospite più volte qui alla Pace e ospite anche della nostra cooperativa nel 1979. E sin dall'adolescenza si era dedicato al disegno e alla pittura. Montini, come molti sapranno, nel loro primo incontro l'8 settembre del 1950 gli fece promettere che gli fosse sempre fedele, che lo andasse a trovare ogni anno l'8 settembre, e Guiton ha fatto questo sempre per i 26 anni successivi della vita di Montini. Hanno condiviso pensieri, amore per la bellezza, ricerca e attesa della luce. Ecco, In attesa della luce è il titolo che abbiamo dato a questo incontro, da un passo che sentirete leggere, tratto dal testo dell'udienza dell'Avvento del 1973, dove Paolo VI dice: «La preghiera è la nostra veglia in attesa della luce». Ecco, questo incontro, che segue quello che abbiamo fatto in settembre col professor Duran di Taglio Più Storico, ecco, questo incontro è caduto un po' per caso nelle giornate di novembre, ma penso provvidenzialmente, perché in questi giorni ci si ritrova magari, ecco, in riflessioni più pensose rispetto ad altri tempi dell'anno. Riflessioni che solo questa attesa della luce riesce a illuminare. Ma nelle parole di Paolo VI non c'è solo attesa della luce, c'è già un camminare nella luce. Seguire Cristo è sinonimo di camminare nella luce. Ci ha ricordato nel suo commento Monsignor Enzo Giammancheri, che abbiamo fatto pubblicare ieri sul Giornale di Brescia, con il quale abbiamo voluto ricordare a 3 anni dalla morte anche questo sacerdote intellettuale bresciano, ideatore dell'Istituto Paolo VI. Ecco, allora concludo
I sentieri si incrociano, si incontrano, l'arte, la bellezza, l'amicizia del Papa con Guiton, le parole, la parola, sentieri umani e spirituali che Paolo VI ha percorso e indicato. Sentieri che, come si potrà cogliere da queste letture, non si piegano su se stessi, ma vanno verso il mondo. Ambulate dum lucem abetis. Sono le parole del Vangelo di Giovanni che piacevano veramente tanto al nostro pontefice bresciano. E quindi diamo inizio allora alla serata. Grazie a tutti voi che siete intervenuti. Voglio che la mia vita sia una testimonianza alla verità, per imitare così Gesù Cristo, come a me si conviene. Qui, la direttiva morale. Intendo per testimonianza la custodia, la ricerca, la professione della verità. Intendo per verità l'adesione ad ogni intellegibile realtà. Dio quindi, somma e prima verità, che in sé sussiste Padre, Figlio, Spirito, e ogni cosa che in me e fuori di me può essere oggetto di conoscenza e di espressione, e per ogni luce a me concessa dalla natura e dalla grazia può essere posseduto, goduto e manifestato dal mio Spirito. Con questo proposito voglio dare uno specifico significato morale alla mia vita e voglio, per questa via, cercare la mia perfezione spirituale e la mia salute eterna, in conformità alla preghiera di Gesù per i suoi discepoli. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Questo proposito deve rimanere caro segreto della mia coscienza e valido solo di fronte a Dio e ad essa. Cur, la direttiva intellettuale. Intento della disciplina morale che mi prefiggo, oltre quello della mia personale perfezione, è di contribuire all'incremento della vera e buona cultura, convinto della provvidenziale missione confidata al Magistero della Chiesa Cattolica nelle cose divine e necessarie alla salvezza umana. Coltiverò in me la passione della fedeltà alla Chiesa come maestra di verità, e con umile ed intelligente comprensione cercherò di appropriarmi la sapienza vitale degli imperituri insegnamenti di essa. Cuomodo, la direttiva spirituale. Questo programma di vita
esige che io abbia intensità ed unità spirituali intimamente cristiane, superiori alla comune maniera di chi semplicemente si dice credente e praticante. Eppure, nessuna regola, nessuna aggiunta straordinaria distingue la mia vita cristiana dalla sua forma normale ed essenziale. Anzi, una sola nota mi sia straordinaria, e cioè un particolare amore a ciò che è essenziale e comune nella vita spirituale cattolica. Così avrò la Chiesa madre di carità. La sua liturgia sarà la regola preferita per la mia spiritualità religiosa. La parrocchia, il luogo preferito per la mia preghiera. La riverenza al parroco, al vescovo, al papa. L'espressione concreta del mio omaggio alla carità e all'unità e della mia rinuncia all'egoismo e al particolarismo. Pro et conquibus, la direttiva sociale. Docile all'invito della verità da conquistare, devo esserlo anche all'invito della verità da propagare. Non mi basti essere un fedele, mi sia doveroso essere un apostolo. Perciò amerò. Amerò ancora innanzitutto la verità confidatami da Dio. Ed ora io vi dirò cosa che tutti già conosciamo, ma che non mai abbastanza meditiamo, ed è questa. Essere Cristo a noi necessario. Tutto abbiamo in Cristo, esclama Sant'Ambrogio. Tutto è Cristo per noi. Se tu vuoi curare le tue ferite, egli è medico. Se sei ardente di febbre, egli è fontana. Se sei oppresso dall'iniquità, egli è giustizia. Se hai bisogno di aiuto, egli è vigore. Se temi la morte, egli è vita. Se desideri il cielo, egli è la via. Se rifuggi dalle tenebre, egli è la luce. Se cerchi cibo, egli è alimento. Sì, tutto è Cristo per noi. Nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per diventare con te che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria, per guarirla, per avere il concetto del bene e del male, e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare a essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci
dalla disperazione e dalla negazione, e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con te, amato, con te, atteso, con te, benedetto nei secoli. Settembre 1958. Signori, autorità, confratelli e figli carissimi, ciò che noi stiamo facendo è cosa molto seria. Questa volta non siamo saliti sui monti per fare semplicemente un'escursione o per godere dell'inebriante visione dei panorami che ci circondano. Siamo saliti per compiere un atto molto grande. Abbiamo davanti una visione geografica sulla quale il nostro sguardo e il nostro animo si posa in una maniera diversa di quella con cui si posò lo sguardo e contemplò la mente dei nostri predecessori, dei nostri antenati, abituati a vedere anch'essi queste grandezze della natura e della mano di Dio, ma a vedere piuttosto in questi monti, in queste valli, in queste strade, degli ostacoli, dei segni di separazione. Il secolo scorso ha determinato i confini delle nazioni e poi all'ultimo atto, quello che abbiamo anche noi visto, in qualche maniera abbiamo condiviso, il dramma di alcuni anni fa, in cui sembrava che tutto il suolo di questa Europa diventasse sangue e fuoco e odio e si scagliasse popolo contro popolo, uomo contro uomo, guerra militare, guerra civile, guerra sociale, guerra ideologica, guerra fredda, guerra roente. E poi ci siamo guardati quasi attoniti e stupiti gli uni e gli altri e abbiamo capito che questa era una formidabile follia. E come ha detto la parola del Papa, una inutile strage. Ma perché combatterci gli uni contro gli altri e diventare crudeli mentre siamo e ci sentiamo figli di una stessa terra? Ed ecco che allora noi guardiamo la storia passata come un grande dramma faticoso che ci conduce qui e ha una sola parola di epilogo che dice pace. Pace. Abbiamo bisogno. E bisogna che la pace domini sopra tutta questa immensa distesa di terre e di popoli. Bisogna che sia la pace. E che cosa racchiude questa parola bisogna, se non la visione politica del nostro tempo, la fatica che stanno compiendo gli uomini di governo per cercare di cucire le varie parti lacerate di questa nostra terra, di questa nostra umanità, e cercare la maniera per stabilire i ponti delle comunicazioni tranquille e fraterne e lo sforzo per fare l'Europa unita. Abbiamo bisogno che un'anima unica componga l'Europa, perché davvero la sua unità sia forte, sia coerente, sia cosciente e sia benefica. Io vorrei parlare alle generazioni di giovani che stanno sorgendo nelle nostre scuole
e che guardano questa nuova scena della storia. Io vorrei che loro sognate. L'amore sognate. La fraternità sognate. La pace sognate. L'unità sognate. Tutto quello che di bello, che di grande, che di buono l'umanità può desiderare sotto la luce cristiana, sotto la luce umana. E portate, non soltanto qui sui monti oggi, tutto questo per fare la prima festa, ma portatelo giù, nelle vostre scuole, nelle vostre famiglie, nei vostri giochi, nelle vostre professioni. Dite che davvero la nuova generazione umana che esce dall'esperienza tremenda delle guerre civili, militari e sociali vuole finalmente una pace vera e sincera. La pace cristiana. E perché sia cristiana? Ecco che la portiamo oggi, nel giorno del suo nome, in cui festeggiamo questo soavissimo nome della nostra Madre Celeste. Agosto 1963. Doveri e bisogni propri della straordinaria condizione in cui, certo per divina disposizione, ora mi ritrovo. Più di così, non potrei essere impegnato alla corrispondenza, alla volontà di Dio, alla dedizione totale, allo sforzo continuo, all'amore esclusivo, alla devozione intensa, religione assoluta, fiducia completa, idea unica, perfezione cercata e vissuta al massimo grado. Signore, fa che io riconosca la testimonianza dello Spirito, sia interiore sia esteriore, quando risuona nell'autorità della dottrina dei buoni maestri, dei suggerimenti di persone e avvenimenti meritevoli. Occorreranno sempre momenti di silenzio o di preghiera. La Chiesa. Non osserverò ora che un solo rapporto, quello che Cristo mi insegna, di lex ecclesia. Intanto, devo notare che è lui stesso ad amarla in me. Su gran pedra edificavo ecclesia in me. È lui che opera, è lui che svolge la sua economia, il suo piano, facendone il centro in Pietro. Passa attraverso Pietro la carità di Cristo verso l'umanità. Pietro che ha da fare? Capire. Capire meglio che poi il mistero di carità che edifica in lui, su di lui, attraverso lui, anche mediante lui, nell'architettura umana, vivente, splendida, santa, la Chiesa. Capire e lasciarsi condurre, trascinare anzi, dal medesimo movimento di dedizione e di amore. Perché questa coordinazione possa avvenire, afferrare Cristo, amas, pace,
profondo, incomparabile, che deve intercedere tra l'Apostolo e Cristo, si trasferisce sul gregge di Cristo. Si ama pace. Bisogna che mi renda conto della posizione, della funzione che ormai mi sono propri. La posizione è unica, vale a dire che mi costituisce in un'estrema solitudine. Era già grande prima, ora è totale e tremenda, dalle vertigini, come una statua sopra una luce, anzi, una persona viva, quale io sono. Niente e nessuno mi avvicina. Devo stare da me, fare da me, conversare con me stesso, deliberare e pensare nel foro intimo della mia coscienza. Anche Gesù fu solo sulla croce. Sentimmo allora che egli parlava con Dio ed esprimeva la sua desolazione. Eloi, Eloi. Anzi, io devo accentuare questa solitudine. Io e Dio. Il colloquio con Dio diventa pieno e incomunicabile. La lucerna sopra il candelabro arde e si consuma da sola, ma ha una funzione, quella di illuminare gli altri, tutti, se può, gli altri, questo mistero, verso il quale io devo continuamente dirigermi, superando quello della mia individualità, della mia apparente incomunicabilità. Gli altri, che sono miei, obes meas, e di Cristo, gli altri, che sono Cristo, gli altri, che sono il mondo, sollicitudo omnium ecclesiale, gli altri, al cui servizio io sono, confirma Padres tuos. Ecco, ognuno è mio prossimo. Grande cosa è questo concilio. Non passi quasi inavvertita per noi quest'ora solenne. Non si confonda fra le tante consuete vicende di cui è intessuta la trama ordinaria della nostra vita quest'unica esperienza. La simultanea presenza che qui ci raccoglie non è da noi solo partecipata, perché con noi è quel Cristo nel cui nome siamo adunati. Ascoltare. Ascoltare la voce arcana del Paraclito deve essere il primo nostro dovere nei giorni che verranno. Lasciare che lo Spirito Santo infonda nei nostri cuori questa carità che si traduce in sapienza. La carità che da Dio discende si trasforma in carità che a Dio ascende e dall'uomo a Dio tende a tornare. Il Concilio si iscrive nella storia del mondo contemporaneo come la più alta, la più chiara, la più umana affermazione di una religione sublime, non inventata dagli uomini, ma rivelata da Dio e consistente nel rapporto sopraelevante di amore che Egli, il Padre ineffabile, mediante Cristo, suo Figlio, nostro fratello,
ha stabilito nello Spirito Santo vivificante con l'umanità. Il Concilio offre alla Chiesa, a noi specialmente, la visione panoramica del mondo. Potrà la Chiesa, potremo noi fare altrimenti che guardarlo e amarlo? Ancora e soprattutto amore. Amore agli uomini d'oggi. Quali sono, dove sono? A tutti. Dopo il Concilio, la vita della Chiesa presenta fatti, aspetti, bisogni e doveri, trasformazioni e novità, pericoli e speranze che certamente voi conoscete e che è bene considerare. Si parla di riforme, di trasformazioni, di aggiornamento, che riempiono gli animi di attese, di sorprese e anche di dubbi e di riserve. Noi dobbiamo guardare con attenzione e con fiducia questo grande fenomeno. Questo è lo scopo del Concilio: rivestare, riformare, ringiovanire la Chiesa, illuminare la sua coscienza, rinvigorire le sue forze, purificare i suoi difetti. È opera grande e difficile, nessuna meraviglia, perché essa dia luogo a resistenze e a difficoltà, come pure ad effetti inattesi e talora irregolari e controproducenti, ma più spesso promettenti e mirabili. Non camminiamo all'oscuro. Il Concilio ci ha lasciato un corpo di insegnamenti che tutti faremo bene a ricordare e a tenere come stimolo per l'opera di rinnovamento e di sviluppo di cui la Chiesa ha bisogno. Abbiamo altra volta parlato di fedeltà al Concilio. È bene che questa bussola sia nostra guida per garantire l'indispensabile coerenza con la tradizione e la lineare continuità del nostro progresso verso un cristianesimo sempre più vivo e autentico, verso una Chiesa sempre uguale a se stessa e sempre giovane e nuova. Una parola circa la preghiera considerata come ricerca. Spieghiamoci con un'immagine banale. Vi siete mai trovati in una sala oscura, sapendo che una persona cara è lì nascosta? Non avete allora tentato di rivolgervi una parola, una domanda? Dove sei? Mi senti? Lasciati vedere. Qualche cosa di simile avviene nel regno della vita religiosa. Noi sappiamo che una presenza c'è davanti. Sappiamo che Dio ci vede, ci ascolta, ci aspetta. E allora, che cosa facciamo? Noi preghiamo in un dato modo. Noi ci serviamo della preghiera per ricercare il misterioso divino interlocutore presente, ma nascosto. E qui sorge una grande domanda, e la domanda è questa, ingenua e audace. Perché Dio è nascosto? Perché Dio è misterioso? Perché Dio è silenzioso? Accontentiamoci per ora di una sola e parziale risposta. Dio si nasconde per farsi cercare. Pensiamo che l'uomo moderno non abbia in sé un'anima spenta, forse, anzi, proprio per la dovizia di cose e di esperienze che egli possiede, ha in fondo a sé un anelito insoddisfatto che può esprimersi in preghiera. Thank you.
ascolteremo nella seconda parte di questa serata, uno scritto particolarmente prezioso per entrare nella vita e nell'esperienza di Giovanni Battista Montini, il suo pensiero alla morte. La morte, scrive, è maestra della filosofia della vita. Per questo la meditazione sulla morte è un esercizio necessario. Lo era per lo stoico che dal pensiero alla morte voleva raggiungere la sua libertà interiore. L'uomo saggio impara a liberarsi da ogni paura e lo fa esattamente così, guardando in faccia la morte, imparando a convivere con la sua presenza per esorcizzarla e privarla di quel pungiglione, di quella paura che rende l'uomo schiavo. Naturalmente anche nella spiritualità cristiana il pensiero alla morte viene riconosciuto come positivo. Insegnava un adagio ripetuto dagli autori spirituali: medita i novissimi e non peccherai mai. I novissimi, come è noto, sono morte, giudizio, inferno e paradiso. La meditazione assidua di queste realtà ultime permette di non lasciarsi affascinare e assorbire troppo dalle cose penultime, cioè dalle realtà del mondo presente, e garantisce una maggiore rettitudine e perseveranza nella virtù. Le domande che Paolo VI si pone all'inizio della sua meditazione sono proprio queste. Io chi sono? Che cosa resta di me? Dove vado? Che cosa devo fare? Quali sono le mie responsabilità? E risponde dicendo, ecco, mi piacerebbe, terminando, essere nella luce. E nel contesto il significato non è desidero che la mia esistenza sfoci nella luce dell'eternità, ma piuttosto desidero che il mio andare incontro alla morte sia consapevole, lucido, nella luce. Insomma, desidera confrontarsi lealmente con la morte, senza infingimenti, senza soluzioni illusorie. E l'autenticità di questo desiderio è testimoniato dalle righe precedenti, quando Paolo VI tenta una interpretazione della sua morte. Verrà, come per ogni uomo, dice. Anzi, viene. Da qualche tempo ne ho il presentimento. Più ancora che la stanchezza fisica pronta a cedere a ogni momento, il dramma delle mie responsabilità sembra suggerire come soluzione provvidenziale il mio esodo da questo mondo. L'uomo è l'unico essere vivente che sappia di dover morire, è stato detto. Vivere significa sempre lottare contro la minaccia incombente della morte, e questa lotta, energica all'inizio, quando siamo giovani, poi sempre più faticosa, logora poco alla volta l'organismo, fino a che l'organismo cede. Ma Paolo VI non interpreta così la morte che sente vicina. La vuole comprendere all'interno del piano della provvidenza. La sua morte significherà che qualcun altro, più giovane, più libero, prenderà il suo posto e potrà trarre la Chiesa a migliori fortune, scrive. E spiega, la provvidenza ha sì tanti modi di intervenire nel gioco formidabile delle circostanze che stringono la mia pochezza. Ma quello della mia chiamata all'altra vita mi pare ovvio, perché altri subentri, più valido e non vincolato dalle presenti difficoltà. Servus inutilis sum. E mi vengono in mente le parole misteriose di Gesù ai discepoli il giorno prima di morire. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore.
La morte di Gesù porterà a compimento il suo amore e trasmetterà il dono dello Spirito. La morte di Papa Montini, secondo lui, darà alla vita della Chiesa un nuovo impulso. La spingerà su vie nuove e migliori. Insomma, Paolo VI ha detto il suo sì alla morte e lo ha detto come segno di amore per la Chiesa. Viene da pensare alla parabola del pontificato di questo straordinario Papa chiamato a condurre la celebrazione del Concilio e la sua attuazione. I primi anni sono stati gioiosi, addirittura trionfali, come almeno quelli che se lo ricordano, il pellegrinaggio in Terra Santa. Ma presto Paolo VI ha cominciato a conoscere la contestazione, l'opposizione, anche l'insulto. Che egli abbia interpretato la sua morte come dono di amore alla Chiesa lo rende un segno prezioso dell'azione continua di Gesù attraverso i suoi servi. Ha fatto davvero quello che ha espresso come desiderio. Dice: prego pertanto il Signore che mi dia grazia di fare della mia prossima morte dono d'amore alla Chiesa. Potrei dire che l'ho sempre amata. Fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio e che per essa, non per altro, mi sembra di avere vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse e che io avessi la forza di dirglielo come una confidenza del cuore che solo all'estremo momento della vita si ha il coraggio di fare. Vorrei finalmente comprenderla tutta, nella sua storia, nel suo disegno divino, nel suo destino finale, nella sua complessa, totale e unitaria composizione, nella sua umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di carità. Corpo mistico di Cristo. Sono, credo, le parole di un innamorato, pudico, che a lungo ha tenuto gelosamente nascosti i suoi sentimenti, ma appassionato, che alla fine lascia cadere tutte le difese e canta senza censure la bellezza della sposa che ama. Paolo VI desidera morire nella luce, dopo aver fatto chiarezza in se stesso, chiarezza sul passato, chiarezza sulla speranza del futuro, chiarezza sul suo rapporto col mondo, con la storia, con la Chiesa, con Dio. Vedo, scrive, che rispetto alla vita presente è vano avere speranza. Rispetto ad essa si hanno doveri e aspettative funzionali e momentanee. Le speranze sono per l'aldilà. È interessante ascoltare queste parole da una persona che ha conosciuto i luoghi del potere, che ha incontrato i grandi della terra ed è collocato da tutti nella categoria di questi grandi. Viene ancora in mente il Coelet, re di Israele in Gerusalemme, quando racconta il suo esperimento della vita. Ricco e sapiente, ha usato la ricchezza per fare tutte le esperienze che potrebbero rendere interessante la vita. E alla fine conclude: ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo compiuto a farle. Ecco, tutto mi è apparso vanità e un inseguire il vento. Non c'è alcun vantaggio sotto il sole. Montini condivide questa valutazione dell'agitazione terrena, ripete il ritornello di Coelet: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, e tutto è vanità. Ma sa che questa valutazione è vera solo sotto il sole, cioè dai tetti in giù, da qui alla morte, ma la vita dell'uomo si apre all'aldilà, alla vita di cui Dio è sorgente inesauribile. Lì e lì solo si può collocare la speranza autentica. Il presente, invece, è il tempo della responsabilità. Questa consapevolezza Paolo VI l'aveva con una chiarezza impressionante. Lo dice in alcune frasi per me stupende. Non guardare più indietro,
ma fare volentieri, semplicemente, umilmente, fortemente, il dovere risultante dalle circostanze in cui mi trovo, come tua volontà. Fare presto, fare tutto, fare bene, fare lietamente ciò che ora tu vuoi da me, anche se supera immensamente le mie forze e se mi chiede la vita, finalmente, a quest'ultima ora. Insomma, il tempo che si abbrevia non esonera dall'impegno nel lavoro. Bisogna morire operando, e operando come meglio si può, con gioia, anche se costa la vita. Sembra la mistica del lavoro bresciana, e può ben darsi che Paolo VI portasse con sé questa eredità. Ma si tratta evidentemente di più. È una vera mistica della volontà di Dio, così come le circostanze della vita la collocano davanti alle persone. Il tramonto della vita presente dice che sognerebbe d'essere riposato e sereno, deve essere invece uno sforzo crescente di vigilia, di dedizione, di attesa. È difficile, ma è così che la morte sigilla la meta del pellegrinaggio terreno e fa ponte per il grande incontro con Cristo nella vita eterna. Raccolgo le ultime forze e non recedo dal dono totale compiuto, pensando al tuo consummatum est. La luce che Paolo VI desidera illumina anche e forse soprattutto il passato, con le tante memorie così belle, così attraenti, così incomplete, così nostalgiche e così chiare ormai per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al loro disperato richiamo. Il tempo ha ingoiato esperienze, realizzazioni, rapporti. La memoria cerca di farli vivere, ma sa bene che si tratta di una vita effimera, che il passato non può tornare. Ma allora a che cosa serve la memoria? A rendere più umano e pieno il presente, a unificare nella coscienza dell'uomo tutte le dimensioni della vita, nei suoi rapporti col cosmo, con gli altri, con Dio. E qui Montini si sofferma per rinnovare lo stupore di fronte alla grandezza e alla bellezza della vita e del mondo. Né meno degno di esaltazione e di stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo, questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. È un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura. Assale a questo sguardo quasi retrospettivo il rammarico di non averlo ammirato abbastanza, questo quadro, di non avere osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole superficialità. Per quanto studio, ricerca, scienza moltiplicano le spiegazioni, non riescono a spegnere lo stupore. Al contrario, lo rendono ancora più vivo, profondo, moltiplicano gli interrogativi e le sorprese. Ma qui entra subito una visione propriamente di fede, perché il Papa parla del mondo come di un dono. Tutto è dono. Dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la sapienza, sta l'amore. E il concetto di dono rimanda evidentemente a un donatore, quindi a un disegno consapevole, quindi a una relazione personale. Non mi trovo solo davanti alla bellezza muta delle cose, sono davanti al dono consapevole di un padre. Per questo lo stupore si cambia in riconoscenza e gratitudine. Siamo così, in una logica propria di fede che impregna la meditazione di Paolo VI. Meditare significa riflettere con la mente e col cuore a qualcosa che tocca da vicino la nostra esistenza di uomini. E meditare è attività comune dell'uomo saggio,
del filosofo. Coi sensi percepiamo, con l'intelligenza comprendiamo, con la ragione giudichiamo la realtà. La meditazione assume tutto questo processo, ma lo approfondisce col silenzio e lo stupore, che permettono di assimilare in modo personale ciò che è oggetto di conoscenza. Ma la meditazione cristiana ha, rispetto alla riflessione del filosofo, qualcosa di particolare, che il Papa esprime così. Questa suprema considerazione, cioè la riflessione sulla morte, non può svolgersi in un monologo soggettivo, nel solito dramma umano che al crescere della luce fa crescere l'oscurità del destino umano. Deve svolgersi a dialogo con la realtà divina, donde vengo e dove certamente vado. Secondo la lucerna di Cristo, chi ci pone in mano per il grande passaggio. Dunque, la meditazione assume la forma di dialogo e il dialogo si arricchisce della rivelazione. Non parlo con me stesso della morte a cui vado incontro, ne parlo a Dio, con Dio, attraverso quella parola di Dio che è Gesù Cristo. E non medito sulla morte solo alla luce dell'esperienza empirica. Questa è condannata a offrire sì qualche lume, ma nello stesso tempo a dispiegare oscurità sempre nuove. È in Cristo, dice il Papa, che si determina il destino di ogni uomo. Qui la fede, qui la speranza, qui l'amore cantano la nascita e celebrano le esequie dell'uomo. Nasce l'uomo a fatica, scriveva Leopardi, ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e conforto e tormento per ogni cosa, e sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'essere nato. Questa è la riflessione del filosofo. Ma la fede, dice Paolo VI, canta la nascita. Lo può fare perché sa che questa condizione di debolezza dell'uomo è stata riscattata dall'incarnazione e dalla redenzione del Figlio di Dio. All'altro estremo della vita, infin che arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto, abisso orrido, immenso, ovvei precipitando il tutto oblia. E naturalmente ancora Leopardi. Eppure la fede celebra le esequi. Celebrare significa riconoscere un mistero divino che supera il puro processo biologico di disfacimento che la morte comporta e mantiene aperta una salda via di speranza. In questa cornice di fede che illumina la nascita e la morte si colloca tutto il dramma della vita con le sue esperienze varie. La vocazione di Montini a prete, la sua elezione a vescovo e infine a papa. Ascoltiamo. Eccomi in uno stato di sublimazione che non mi consente più di ricadere nella mia psicologia istintiva di povero uomo, se non per ricordarmi della povertà del mio essere e per reagire nella più sconfinata fiducia con la risposta che da me è dovuta. Amen, fiat, tuscisqui, amo te. La sublime vocazione del Papa lo strappa dunque alla piccola psicologia di povero uomo. Non sono più possibili lamenti lagnosi, risentimenti meschini, desideri avidi. Tutto questo materiale psicologico, che pure è radicato sulla debolezza dell'uomo, è bruciato dall'amore con cui Cristo lo ha chiamato al suo servizio. Rimane la consapevolezza della propria miseria, ma prevale la dedizione dell'amore. Citando a mente Sant'Agostino, miseria et misericordia, miseria mia, misericordia di Dio. Come dicevamo, anche nella morte, Montini ha amato e seguito Gesù servendolo nel ministero, ma sceglie consapevolmente di seguirlo anche nella debolezza della vecchiaia e della morte. Desidererebbe uscire di scena di nascosto, in punta di piedi, senza che nessuno se ne accorga, ma sa che questo privilegio è negato a un Papa. E sa anche
che il modo di morire di un Papa fa parte della sua responsabilità. Per questo desidera ricordare Gesù e guardare Lui come modello supremo di una vita e di una morte trasfigurata dall'amore. Si prepara per Montini una misteriosa metamorfosi. A livello biologico, questa metamorfosi sarà la dissoluzione di un organismo, ma a livello personale sarà la trasformazione di tutto un essere umano in amore. Così è stato per Gesù e così Montini desidera possa essere anche per lui. Per questo proclama ancora una volta il suo amore fedele alla Chiesa e affida al Signore la sua speranza. Amen. Il Signore viene. Amen. Piacerebbe ogni anno d'essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale, se non è oscurata da eternità, ha una sua fosca chiarezza, quella delle memorie, così belle, così attraenti, così incomplete, così nostalgiche e così chiare. Denunciare il loro passato per riaprire la loro disperata chiave. Vi è la luce che svela la delusione di una vita fondata su beni effimeri, su speranze fallaci. Vi è quella di oscure ormai inefficaci rimorse. Vi è quella della saggezza che finalmente intravede la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano caratterizzare il corso della vita. Vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla vita. Penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza. Tutto era dono, tutto era grazia. E com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati, troppo bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e incantare, mentre doveva apparire segno. E invito. Ma, in ogni modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi, di gratitudine. Questa vita mortale, e nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale, commovente, un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio e gloria. La vita dell'uomo, nemmeno degno d'esaltazione e di felice stupore, è il quadro che circonda la vita dell'uomo, questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. Un panorama incantevole, pare prodigalità senza misura. Assale a questo sguardo quasi deprospettivo il rammarico di non averlo ammirato abbastanza, questo quadro, di non aver osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del macrocosmo e del microcosmo,
affascinante e misteriosa è un rivelo, è un riflesso della prima e unica luce, è una rivelazione naturale di una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere un'iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile sole che nessuno ha mai visto. Proprio il figlio Vicente, che è nel seno del padre, lui l'ha rivelato. Così sia, così sia. Determina se non in ordine a Cristo. Oh,
perfezione indica due cose: la mia lunghezza, la tua libertà, misericordiosa e potente, la quale non si è fermata nemmeno davanti alle mie infedeltà, alla mia miseria, alla mia incapacità di partire. Di vigilia, di dedizione, di attesa, è difficile. Ma è così che a volte si gira a mettere il pellegrinaggio terreno e fa ponte per il grande incontro con Cristo nella vita eterna. Raccolgo le ultime forze, non precedo dal dono totale compiuto, pensando al tuo, a tutto, è compiuto. Ti seguo e andare romperanno da sé, ma io non posso dimenticare che essi richiedono da me qualche supremo dovere. Avrò davanti allo spirito la memoria del come Gesù si congedò dalla scena temporale di questo mondo. Un aspetto su tutti gli altri principali. Consegnò se stesso. La sua morte fu sacrificio. Morì per gli altri. Morì per noi. La solitudine della morte fu ripiena della presenza nostra, fu pervasa d'amore, amò la Chiesa. La sua morte fu rivelazione del suo amore per i suoi, e li amò fino alla fine. E dell'amore umile e sconfinato diede al termine della vita temporale esempio impressionante, e del suo amore fece termine di parole.